Uno striscione lungo 40 metri per contestare un presidente. Una battaglia lunga 90 minuti per confermare un periodo critico. Questo è quanto la domenica ha offerto al Torino, bloccato sull'1-1 dal Brescia. Erano sufficienti 3 minuti ai Lombardi per chiarire i loro propositi, fondati sull'aggressività nelle marcature e sulla velocità nel contropiede. I due elementi più brillanti della squadra, Bergamaschi e Sella, si rendevano interpreti rispettivamente del gol d'apertura e del raddoppio sfiorato appena 30 secondi dopo. I Granata reagivano alla doccia fredda con sufficiente autocontrollo, ma non senza impaccio nel trovare soluzioni alternative al tiro dalla lunga distanza, tentato prima da Van de Corput e successivamente da Pulici. Al 32esimo il Torino, incentivando le cadenze della manovra, perveniva al pareggio con Graziani, che nella fase finale del tempo, su traversoni di Cuttone, nella prima circostanza spediva la palla a lato e nella seconda impegnava Malgioglio. Nella ripresa il Brescia ribadiva la sua verve, impostando un'azione che Venturi sciupava banalmente a tu per tu con Terraneo. Il centrocampo Granata sfoderava più ardore che lucidità, finalizzando in rare occasioni, come questa con Graziani, il gioco. Il Brescia si avvicinava al raddoppio con Penzo e a 4 minuti dalla fine perdeva guida, espulso per somma di ammonizioni. La gara si chiudeva con un episodio contestato, che vedeva protagonisti Pulici e Galparoli.